prepara a un nuovo e importante evento. Tra i tanti che si alterneranno in questo periodo di avvicinamento al Natale, e quindi tra autunno e inverno, la cittadina altocanavesana quest'anno proporrà anche una grandissima novità. Un evento unico nel suo genere, almeno per quanto riguarda il territorio canavesano, dedicato a quelli che sono i dischi, in particolare i vinili, quindi la storia della musica e in particolare appunto il disco, ma anche ciò che riguarda le radio e i memorabilia di questo mondo molto particolare, quello delle sette note. Si chiama Vinyl, verrà proposto a inizio novembre, il 4-5 novembre esattamente, nell'ex manifattura. Ebbene, per raccontare ciò che ci aspetta, ciò che andremo a vedere e scoprire in quel fine settimana molto particolare cognatese, sono tre ospiti. Ve li presento, buonasera. Iniziamo da Maurizio Scafidi, che è il presidente dell'Associazione Attività e Commercio di Cornier. Buonasera Maurizio. Buonasera a te. Neala Peretti, che diciamo così è stata colei che ha gettato il seme per questa bellissima iniziativa. Buonasera Neala. Buonasera. Mauro Monti, qua in doppia veste, sia come appunto componente dell'associazione Attività e Commercio, esatto, ma anche come disco vintage. Esatto. Buonasera Mauro. Buonasera. Allora, iniziamo da Maurizio. Maurizio, tu che sei presidente dell'associazione che ha dato il là a questo evento. Questo evento che appunto sarà a novembre, raccontaci un pochettino che cosa dobbiamo aspettarci. Beh, noi facciamo un evento, primo evento a Cornier importante, che va a toccare un ambiente molto bello, che è in piena espansione, perché i dischi e comunque diciamo il vintage è tornato molto di moda. Il vinile negli ultimi anni poi è un po' esploso. È una cosa che è un po' esplosa. E dopo che abbiamo parlato tra di noi e con le idee che Neala ha messo avanti, ricordando che la Radio Cornier era una radio molto importante perché ce n'erano più di una, poi c'erano molte discoteche, c'è stato molto fermento, tanto movimento musicalmente, molto fermento. Quindi lei ci ha dato questa idea, ha detto ma perché no, e questo evento vi dico è partito un anno fa, non è un evento dell'ultimo minuto, ma è un evento che avevamo cercato di preparare. Ecco perché il coinvolgimento anche con Mauro di questa unione con Disco Vintage, che loro hanno la capacità, perché sono nel territorio in maniera molto presente, ramificata molto bene, riescono a comunicare con questo ambiente dei vintage, dei vinili. E noi siamo contenti perché questa cosa ci darà sicuramente di nuovo un po' di immagine a Cornier importante. Assolutamente, che è sempre importante. Siamo sicuri che anche questo funzionerà. Assolutamente. Questo è quello che noi abbiamo in mente. Bene. Poi vedremo, ma sicuramente sarà molto interessante e curioso. Neala, appunto, sei tu che hai gettato questo seme, che hai dato l'idea, il là a questo. Che cosa ti ha spinto, che cos'è che ti ha fatto pensare organizziamo, proviamo a proporre un qualcosa a Cornier legato al mondo del disco? Tanto per iniziare, perché io sono vintage, quindi mi sembra giusto. Ma niente, effettivamente, perché Cornier ha la storia della musica, delle radio, e quindi mi sembrava giusto toccare questo argomento. L'ho fatto per scherzo, io ho iniziato per scherzo, poi ci sono delle persone che ci credono qualche volta in quello che dico, e così è stato sviluppato tutto questo discorso. Io ci credo forse ancora più di loro, perché quando ho un'idea poi sono convinta che funzioni, presunzione questa, lo so. Beh, in realtà conoscendoti so benissimo che quando hai un'idea e cerchi di creare qualcosa la porta sempre a terra. Se poi ho le persone giuste, ancora meglio. Il gruppo è quello che fa la differenza, il singolo difficilmente fa. Però appunto il siete gruppo, una bella squadra unita, affiatata. Direi che sì, soprattutto voglio di lavorare, che non questo è importante. Non è da poco, perché poi alla fine, dopo l'idea bisogna anche passare... E ti dirò, partendo dal presidente. Ecco, beh, bene. Ma proprio lavorare nel senso fisico, non solo con la mente, ok. Bravo. No, comunque io poi credo in Cornier, non sono corniatese, ma oramai più di 5 anni che ci abito, quindi credo in Cornier, continuo a crederci. E spero che questo sia di nuovo una cosa che ci possa portare un qualcosa di buono, un buon ritorno d'immagine, sì, e non so. Mauro, arriviamo a te, che appunto come Disco Vintage voi siete, vi occupate della direzione artistica, quindi avete diciamo così tirato le fila
per organizzare il programma per quelle che saranno le iniziative. Iniziamo con la prima parte, a raccontare un pochettino come si svilupperà questo 2 giorni. Faccio un cappello introduttivo. Disco Vintage nasce nel novembre del 2019 e il suo primo evento si svolse in manifattura, quindi ritorniamo più o meno nel nostro compleanno per un cerchio che si chiude, un cerchio che si chiude, uno dei tanti cerchi che cominciamo a chiudere, quindi torniamo in manifattura con questa esperienza particolare. Noi siamo dei fruitori, dei cultori del vinile, abbiamo una grande esperienza perché Disco Vintage è formata da professionisti del settore che hanno lavorato in radio e in varie discoteche nel corso degli anni, quindi già noi abbiamo una collezione nostra di vinili che è piena di numeri e di chicche davvero impressionanti. Conosciamo tutta una rete di cultori del vinile, di espositori, di gente appassionata che si ritrovano in giro per l'Italia nelle varie fiere. Di lì, sentendo l'idea di Neala, abbiamo cercato di lavorarci sopra, abbiamo proposto questo Vinyl, il salone del vinile, dell'editoria, del collezionismo, della radiofonia. Ci sarà la presenza anche di una radio, di un network. Ci saranno gli stand degli espositori che proporranno vinile, anche musicassette che sono tornate nuovamente in auge. Allora porto un po' anche delle mie. Perfetto, e qualche CD. Più ci sarà tutta un'area riservata ai collezionisti, dove ci saranno in esposizione grammofoni, radio d'epoca, scritti particolari su manifestazioni che avvennero a Cornio negli anni 60, in particolare riferimenti al Festival della Canzone con spartiti, 45 giri, perché allora si stampavano questi 45 giri, e quindi c'è tutta quest'area a disposizione, più un'area multimediale dove su uno schermo verranno passati dei filmati d'epoca, verranno condivise tutte le varie esperienze che saranno svolte in diretta con una nutrita serie di artisti. Direi che il programma è interessante, una 2 giorni, certo, che separa, ricordiamo, a partire dalle 10 del mattino del sabato fino alle 22 sempre della stessa giornata, il giorno successivo, la domenica, dalle 10 alle 8. Alle 20. Maurizio, appunto, come associazione avete, questo è un altro tassello che avete posto, un'associazione, quella dell'attività e commercio di Cornie, che ha voglia di crescere, attraverso appunto anche questo Salone Internazionale, perché ricordiamo, è la scritta è quella, Salone Internazionale. Ma quanto la vostra associazione sta lavorando per il bene non solo di Cornie, ma del territorio canavesano, perché diciamo la verità, il punto di riferimento di questo evento sarà naturalmente Cornie, ma portiamo tutto il canavese al di fuori di quello che è il nostro territorio. Sì, noi vogliamo che Cornie diventi un punto importante per il canavese, anche perché abbiamo delle strutture, specialmente invernali, come manifattura si possono fare delle belle cose. In effetti noi da qua alla fine del Natale abbiamo 3 manifestazioni, una sarà già la seconda edizione, una già alla terza edizione, quindi ripetiamo cose che abbiamo fatto e che vogliamo continuare a mantenere e forse sviluppare qualcos'altro. E come tutti quelli che lavoriamo abbiamo poco tempo a disposizione, cerchiamo di spenderlo al meglio e cerchiamo di portare a casa qualcosa di importante. Questa manifestazione è andata bene perché, nel senso che l'organizzazione abbiamo portata a punto che riusciamo ad avere degli espositori del nord Italia, non abbiamo un espositore di Torino, abbiamo proprio gente che arriva dal anche nord fuori Italia, da regione. Quindi è una cassa di risonanza tutto canavese che non è poco, e poi sappiamo che molti hanno provato a farlo ma non ci sono riusciti ad arrivare fino a lì, quindi anche un fiore all'occhiello, okay, una cosa che sì, ci siamo. Un po' di buon orgoglio canavesano. Io dico che c'è un gruppo affiatato, siamo purtroppo, perché tutti lavoriamo, pochi, ma facciamo e l'associazione dei commercianti in questo momento riesce a dialogare con tutti, la cosa bella è quella, e quindi riusciamo forse a tirare fuori qualcosa di positivo in ogni nostra idea e nelle continuità delle manifestazioni. Direi cose in più, no, io aspetterei la manifestazione, mi piacerebbe parlare il giorno dopo. Certo, invitiamo tutti invitiamo a trovare tutto il canavese e Torino provincia, Torino, chi ha voglia di farsi 2 passi a Cornie. Speriamo che il tempo mantenga ancora un po' di bello anche quei giorni lì, e portiamo un po' di gente in questo canavese che ha bisogno di essere continuamente
foraggiato di turisti e di gente che ci viene a trovare. Bene. Niala, diciamo prima, tu hai una grande esperienza nel mondo dell'organizzazione di eventi e proprio legati al territorio. Ti sei sempre posta in primo piano, pronta a metterti a disposizione di chi ha voglia di organizzare. Anche in questo caso l'hai fatto, parte da te l'idea, naturalmente sei attiva per quanto riguarda l'organizzazione, ma anche te chiedo quanto è importante che ci siano manifestazioni e eventi di questo genere per il bene della città, che dicevi prima, tu non sei cuorniatese di nascita, ma ormai d'adozione lo sei a pieno, sei cuorniatese al 100% ormai, e quindi quanto è bello anche vedere la vostra città, la tua città, che alla fine si anima con manifestazioni positive e non si parla solo sempre di eventualmente il territorio canavesano o cuorniati solo quando ci sono, diciamo così, momenti brutti. Ma sai, io parto dal presupposto che il canavese è bello, anzi direi bellissimo, e lo noti ancora di più quando tu vai in vacanza e poi ritorni, e già solo vedere queste montagne, vedere questo verde che abbiamo eccetera, è bello, abbiamo tanto, purtroppo forse non riusciamo a valorizzarlo bene, certo, ma abbiamo veramente tanto. Dobbiamo lavorarci ancora. Sì, c'è ancora tanto da lavorare. Potenzialità tanta. Come dicevo già prima, io ci credo, sono proprio convinta che prima o poi, con tanta fatica, ma usciremo. E me lo dà, questa convinzione me la dà proprio il fatto che ci sono delle forze nuove comunque, e proprio anche il fatto di lavorare in gruppo, che è importantissimo. La famosa sinergia che si parla sempre. Anche perché da una stupida cosa inizi un grande discorso, perché ognuno mette qualcosa del suo, e quindi mettendo qualcosa del tuo, tu lo sai perché hai fatto parte con me di qualche anno per un certo fa... periodo, certo. Quindi mettendo ognuno qualcosa del suo, esce fuori qualcosa una cosa bella. Assolutamente. E sono più che convinta. Assolutamente. Mauro, torniamo con te a parlare ancora dell'evento, tra l'altro ricordiamo che è ingresso libero. Quindi importantissimo, l'ingresso è libero, il salone non ha barriere architettoniche, si può arrivare con la macchina a pochissimi metri dall'ingresso, quindi anche per persone disabili che hanno problemi a camminare, ci sono dei posti riservati nelle prime file, quindi la fruibilità è massima per questo evento. Questo evento, oltre ad avere questa caratterizzazione degli espositori e naturalmente dei collezionisti di un certo tipo di materiali, ha anche un programma di eventi collaterali che si svolgeranno all'interno del salone in un'area media apposita. Io adesso devo usufruire del telefono. Prego. Perché gli appunti li ho sopra. Prego. Avremo dei nomi importanti, ci saranno dei music talks con, faccio dei nomi, Persiana Jones che ritorna alla ribalta con un nuovo album, avremo Superstar in vinile, Sound and Vision, avremo Sottoculture Giovanili, Punk New Wave con Ferruccio Martinotti, manager e direttore del Museo Nazionale del Risorgimento di Torino, che verrà a parlare con noi di musica. Avremo tributo anche alla scena hip hop underground torinese con Fra 3C, avremo delle contaminazioni musicali con l'Inghilterra, con il Galles, con Primovere e con la Grecia con Sound on Cloud, quindi anche dei gruppi che arrivano dall'estero. Avremo poi la presentazione di canzoni d'autore con Pamela Guglielmetti e il suo nuovo album. Avremo un ospite importante che quest'anno festeggia i 40 anni della sua bambina più bella, stiamo parlando di Johnson Regueira, che festeggerà da noi il quarantennale dell'uscita del 45 Giri Vamos alla Playa, quindi ci sarà da fare un bel discorso con un personaggio che ha trovato nel canavese la sua terra d'adozione, che oltre a essere un musicista è diventato anche un vignarono, un coltivatore di vigni, un produttore di erba luce, quindi avremo delle cose davvero interessanti. Poi parleremo di Dalle Valvole all'App, la radio è cambiata, parleremo dei muri nei decenni, quindi Pink Floyd, anni 60-90 con Stefano Girolami dei Lunatics. Poi avremo ancora tante altre piccole chicche che troverete all'interno del nostro sito, poi magari i telespettatori lo potranno leggere in sovraimpressione, dove troveranno tutto lo svolgimento del programma della due giorni. Assolutamente. Beh, ragazzi, devo dire la verità che il programma è ricco, ci sono tante curiosità, tante chicche,
sicuramente legate sia al territorio che no, certo, perché appunto il discorso che si parlava prima, salone internazionale con presenze dal Galles e dalla Grecia, più internazionali di così, cosa si può volere? A questo punto direi che non possiamo che ricordare l'appuntamento 4 e 5 novembre 2023. Sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 20, esatto, ingresso libero, ex manifattura di Centrofiere, Centrofiere, Vinyl, giusto? Vinyl, inglese, salone, perfetto. Prima ho detto vinyl, abbiate pazienza, il mio inglese è terribile. A questo punto vi ringrazio di esserci venuti a trovare. Naturalmente so che sarete là ad attendere tutti coloro che avranno voglia e passione trascorrere qualche ora in un mondo straordinario come quello delle sette note, della radio, della musica e non solo, che credo che appassioni tutti noi. Grazie e allora appuntamento a Cornier a novembre. Grazie. Alla prossima, grazie ancora.